più di un anno di distanza dal suo rilascio sulla portatile di casa Sony, Assassin's Creed Liberation HD approda in digital delivery su Xbox 360, PlayStation 3 e PC. Al timone dello sviluppo ci sono ancora una volta i ragazzi di Ubisoft Sofia, ossia il medesimo team Satellite che al tempo si occupò del gioco originale. Dal punto di vista contenutistico, trama, missioni principali e peculiarità del gameplay sono rimasti invariati, con Aveline de Grandpré a fare da protagonista, sullo sfondo di un'America coloniale più schiva e dimessa rispetto a quella vista in Assassin's Creed 3. New Orleans e le vicine paludi fanno da teatro per le avventure dell'assassina, che grazie all'influenza della matrigna cerca di combattere contro gli aspetti più crudi della schiavitù. Le avventure di Aveline non riescono del tutto ad appassionare, principalmente a causa di una scrittura frettolosa, caratterizzata da un discreto climax finale, anticipato tuttavia da una notevole piattezza in tutta la prima metà dell'avventura, senza contare un susseguirsi degli eventi al quale sembra mancare un filo conduttore chiaro. Dal punto di vista del gameplay, Liberation si discosta dalla tradizione del brand in maniera molto sottile e non immediatamente percettibile. Solo dopo diverse ore di gioco, la visione d'insieme rivelerà come l'avventura prenda forme ben più lineari rispetto a quelle dei capitoli principali, con un'enfasi decisamente ridotta sugli incarichi secondari a favore delle missioni principali. Queste ultime riescono a salvare in parte la situazione, soprattutto superato l'incipit raffazzonato, e riescono ad offrire del discreto intrattenimento tra i classici combattimenti e le infiltrazioni stealth in aree ben difese. Per tutti coloro che si troveranno a confrontare, come è naturale, Liberation con i capitoli HD della saga, è bene chiarire sin da subito come il livello medio di difficoltà, già per tradizione non altissimo, risulti in questo spin-off ancora più blando. La caratteristica portante del gameplay, in ogni caso, raggiunge invariata le console HD. Tra una missione e l'altra, ma anche nel corso delle stesse, Aveline avrà ampie opportunità per cambiarsi d'abito, con immediati effetti sul gameplay. Le vesti da assassina daranno accesso alle classiche eliminazioni silenziose e alla massima acrobaticità. Quelle da signora altolocata permetteranno di sedurre le guardie distraendole dai loro compiti, mentre quelle da schiava concederanno infiltrazioni più facili nelle zone piantonate. Così come nella versione portatile del gioco, questa soluzione si rivela meno sfruttata di quanto le premesse avrebbero suggerito, principalmente a causa di un level design che finisce per favorire l'equipaggiamento standard nella maggior parte delle occasioni. Se c'è un aspetto davvero riuscito nel porting, questo è senza dubbio rappresentato dal lavoro grafico. Il polygon count di ambientazioni e personaggi è stato aumentato, l'illuminazione è rifatta dalle fondamenta, e nel suo complesso il lavoro è di tutto rispetto. Tuttavia, le origini mobile del titolo, unite alla scarsa esperienza del team di sviluppo, si tradiscono osservando soprattutto gli sfondi, molto spogli, e il comparto animazioni, a tal punto acerbo da sottrarre spettacolarità alle esecuzioni plateali. Fa in ogni caso piacere vedere risolti la maggior parte dei problemi di framerate riscontrati nella versione PlayStation Vita. Quanto alle aggiunte previste da questa versione HD, si apprezza lo sforzo degli sviluppatori nel proporre circa 2 ore di gioco aggiuntivo, con missioni da completare utilizzando vesti specifiche. Non risolveranno certo i problemi di fondo della produzione, né sono sufficienti a costringere all'acquisto chi ha già completato il gioco su PlayStation Vita, ma rappresentano in ogni caso un'aggiunta molto gradita. Lo sforzo degli sviluppatori nel proporre un porting degno d'acquisto effettivamente c'è e si sente, ma questo non può risolvere i problemi strutturali di Assassin's Creed Liberation. Per quanto l'eliminazione dell'inutile multiplayer e degli scomodi controlli touch abbiano fatto nel complesso bene al gioco, la storia di Aveline soffre di una piattezza indiscutibile, sia dal punto di vista del game design, soprattutto nella prima metà dell'avventura, sia da quello della narrazione. Tutto questo con l'uscita di Black Flag, capitolo in grado di risollevare la serie dopo il mezzo passo falso di Assassin's Creed 3, appare ancora più evidente e fa di Liberation HD un acquisto consigliato solamente ai grandi appassionati della saga, i quali hanno in ogni caso una buona occasione per recuperare un ulteriore frammento dell'intricata saga degli assassini.